Devo dire, l'inventore è stato lui, quindi è venuto un giorno e ha detto: perché non si dona un po' di pasta ai poveri? Che noi, visto che lavoriamo anche sabato e domenica, in questo periodo che siamo pieni di lavoro, siamo fortunati in questo momento, e ci è venuta questa idea di aiutare i poveri. E così i lavoratori del pastificio Fabianelli hanno deciso di donare la quota di pasta che l'azienda gli fornisce mensilmente alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Come azienda abbiamo sempre noi cercato di contribuire nelle emergenze, nelle situazioni di difficoltà con, per esempio, la donazione di pasta. E in questo caso che questo sentimento fosse lo stesso proprio dei nostri collaboratori, che venisse proprio direttamente da loro, è stato un qualcosa di particolarmente bello. Vedendo quello che succedeva nel mondo, quello che succedeva dentro i supermercati, che la gente non aveva con cui pagare i beni di prima necessità. E allora mi è venuta questa idea da proporre a tutti, se erano tutti d'accordo, per quello non c'è stato nessun problema, hanno tutti aderito. 1.000 i chili di pasta che 35 dipendenti hanno affidato alla Caritas di Castiglion Fiorentino, dove ha sede il pastificio. Adesso saranno consegnati a chi ne ha più bisogno. E conoscendo anche la situazione locale castionese, abbiamo ritenuto che la Caritas di Castiglion Fiorentino fosse l'interlocutore giusto, perché quotidianamente, ormai da tempo, sempre di più hanno visite di persone castiglionesi, soprattutto, che hanno bisogno di beni di prima necessità come la pasta, e quindi sempre nell'ottica di fare un qualcosa per il nostro territorio, sempre a chilometro zero, che è un po' anche la nostra filosofia aziendale, è stato poi spontaneo fare uno più uno e capire che la Caritas poteva essere il destinatario giusto per questa azione. Il pastificio rientra tra le aziende essenziali nello stabilimento, così ogni giorno si continua a produrre, ovviamente nella massima sicurezza. La prima preoccupazione è stata quella di far sì che questo luogo di lavoro, che comunque, per visto i decreti, può, anzi deve rimanere aperto per garantire l'approvvigionamento alimentare, la prima preoccupazione è stata renderlo un luogo sicuro per i nostri lavoratori. Abbiamo stipulato un'assicurazione che coprisse tutti i nostri collaboratori per eventuali problemi collegabili al contagio da coronavirus, che era un qualcosa che li riguarda non solamente nel luogo di lavoro, ma ovviamente nella loro vita quotidiana anche fuori da qua. E questa è stata la prima preoccupazione: dare sicurezza, dare tranquillità alle persone che quotidianamente stanno qua portando avanti il loro lavoro. E appunto, fatto quello, l'importante è curare l'aspetto sanitario, e dopodiché bisogna solo augurarsi che tutto passi presto.